Allora, il Novecento comincia con una guerra estremamente classica, una guerra mondiale, la prima guerra mondiale, che è in qualche modo clausewitziana, cioè vede fronteggiarsi degli stati pieni di guerra, anche in tempo di pace, insomma, abbastanza classica, ma finisce in forma esasperata, cioè finisce con una guerra che appunto uno dei generali più importanti del Reich tedesco, Ludendorff, definì nel suo scritto guerra totale. Che cos'è la guerra totale? È la guerra di stati fra stati occidentali fortemente industrializzati che percepiscono un certo conflitto come un conflitto esistenziale, cioè ne va della vita e della morte dello Stato e quindi impegnano totalmente sia la società sia lo Stato nella guerra, di fatto facendo passare la forma della società da una forma articolata a una forma disarticolata, cioè trasformano la società in un esercito. Questa è una cosa che viene trattata in modo estremamente abile da Junger, con un testo del 1930. Si intitola La mobilitazione totale, poi contesto del 32, l'Arbeiter, l'operaio, ma in realtà è presente come in un importante articolo pubblicato da un sociologo ed economista tedesco che si chiama Lederer, Emil Lederer, nella rivista di Weber, di cui lui era redattore, in cui si vede che Lederer già nel gennaio del 15 aveva capito che la guerra trasformava la società, trasformava il rapporto tra società e Stato, appunto. Mentre uno Stato nazionale, moderno, tardo ottocentesco, primo novecentesco, è una forma politica che contiene dentro di sé una società, la quale società è abbastanza autonoma e dunque, come si dice, è articolata, complessa, insomma. Tuttavia, questo tipo di Stato è pronto, dietro uno stimolo specifico, che è una guerra percepita come guerra esistenziale, è pronto per sostanzialmente distruggere la società e portarla tutta all'interno dello Stato, per cui esiste soltanto non il rapporto Stato-società, ma il rapporto Stato-esercito, Stato-forze armate, cioè come dire, si svela un arcano, si svela l'arcano del fatto che lo Stato contiene la guerra. Bene, a un certo punto questa guerra contenuta nello Stato appare manifesta e si mangia l'intera società. Poi lo Stato permane come attore della guerra totale. Ma insomma, attenzione, non è che poi quando metti in moto una guerra totale, tu Stato metti in moto una guerra totale, poi puoi fare molto altro. Cioè accedi a un livello politico-polemico dal quale non si recede. Cioè, quando ci sei, quando hai fatto quest'ultimo passo, non è che smonti la guerra totale e dici torniamo alla società articolata, no. E infatti, durante la prima guerra mondiale, appunto, stati che contengono la guerra potenzialmente diventano stati di guerra, totalmente stati di guerra, si accende la guerra totale, ovvero sia non si fa null'altro che la guerra. L'intera macchina produttiva lavora per la guerra. Questo nella seconda guerra mondiale sarà ancora più evidente, cioè a un certo punto nella seconda guerra mondiale un'economia come quella tedesca o come quella sovietica lavorano per la guerra al 70%. Come dire, si mette il pane in bocca alla gente e basta, non si produce altro che armi. E questo è un passaggio sostanzialmente irreversibile, cioè quando arrivi a questo puoi soltanto combattere, vincere o perdere. Se perdi, sei
sei morto, sei distrutto, non c'è più. Nello Stato, nella società, nell'esercito c'è niente. Per cui la prima guerra mondiale è proprio questa prova, questo alambicco dentro il quale si forma la guerra totale a partire da una situazione clausewitziana, cioè uno Stato potentissimo che contiene la guerra in modo implicito. Contiene la guerra, ma contiene anche una società articolata. Bene, a un certo punto, quando ci sono certe circostanze, quella società articolata viene disarticolata dallo Stato perché dice non mi interessa più la complessità della società, io voglio che ogni operaio divenga un soldato. Per cui, di fatto, quello che io vi ho descritto come una serie di passaggi traumatici può anche essere visto, al contrario, come il rivelarsi di una continuità tra la forma della produzione capitalistica e la forma della guerra. Cioè, era lì, pronta per manifestare la propria essenza di guerra. No, si produce per il consumo, ma per vacco, certo, si produce per il consumo, ma che cosa viene consumato? Vengono consumati le armi, vengono consumate le masse, vengono consumati i materiali, nelle tremende battaglie di materiali della Prima Guerra Mondiale, cioè con dei 600.000 morti per volta, battaglie di 6 mesi, fondate sull'idea che siccome non si riesce a passare, bisogna distruggere la sostanza biologica del mondo. Vediamo a chi ne ammazza. Questa è una guerra. La guerra che si mangia la società, dice, ma non si mangia lo Stato, appunto, ripeto, attenzione, lo Stato accende la guerra totale, con una bomba atomica accende una bomba H, dopo non torna indietro. Allora, fino al 45 noi vediamo questa bella storia, cominciata dalla Prima Guerra Mondiale, teorizzata subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, prima c'è la prassi, poi c'è la teoria, intanto, proprio perché si è visto che cos'è una guerra totale, si procede a livello diplomatico al contrario, cioè a dichiarare la guerra un reato, come già ho detto, no? Il patto Briand-Kellogg, e però nonostante questo si va alla seconda, la seconda guerra mondiale è una guerra, è un certo numero di guerre totali che hanno come posta in gioco il tentativo di formazione di imperi nuovi, diversi dagli imperi vecchi, cioè diversi dall'impero francese e inglese. E poi basta. Poi c'è di nuovo, diciamo così, la ripresa del patto Bianchelogi in forma ancora più manifesta, ancora più universalistica, che è lo Statuto delle Nazioni Unite, e lì abbiamo un doppio registro, come sempre, universalismo teorico negato dal fatto che gli universalismi ce n'erano due e dunque in realtà la struttura reale del mondo era una struttura bipolare con la guerra resa impossibile e la pace resa altrettanto impossibile. La guerra è impossibile perché grazie alla bomba atomica, proprio grazie, non hanno potuto farsi la guerra, i due, pace praticamente impossibile perché quei due erano impegnati in realtà in una guerra totale, ma era una guerra fredda. Però era totale, cioè, se ne giocavano su tutti i livelli, a livello intellettuale, a livello propagandistico, a livello culturale, a livello tecnologico, a livello economico, a livello della minaccia nucleare, e anche qualche piccola spallata che veniva data in posti remoti per vedere se il nemico aveva la prontezza di riflessi per reagire, no? Poi, fine della guerra fredda, teoria di nuovo, universalismo, il globo è uno spazio liscio, esiste soltanto una legge del mondo, che è la legge del capitalismo, come legge economica, che è la volontà del Washington Consensus sotto il profilo economico. Sotto il profilo formale, il diritto internazionale è cresciuto, aumentato, divenuto jus cogens, con uno spostamento della
del baricentro dell'ONU, che nasce come organizzazione di stati per garantire la sovranità autonoma degli stati, che devono pagare il prezzo però della rinuncia allo jus soli, uno spostamento del baricentro dell'ONU da questo, che permane certamente, alla responsabilità di protetto, cioè alla responsabilità dell'ONU di proteggere le popolazioni quando i governanti delle popolazioni sono tiranni pazzi crudeli, e dunque difesa dei diritti umani, difesa attiva, esportazione della democrazia, forte interventismo dell'ONU, che delega poi la capacità militare a chi ce l'ha, gli americani sostanzialmente, ma non solo, responsibility to protect, formazione del Tribunale Penale Internazionale, anche lì con qualche cautela perché mezzo pianeta non aderisce al Tribunale Penale Internazionale, però insomma intanto c'è, che vuol dire tra l'altro fine della prerogativa sovrana, cioè fine della impunibilità dei capi di Stato, che l'impunibilità dei capi di Stato è il dogma, cioè il capo di Stato, il governo, è portatore di una capacità politica che non può essere giudicata. Può perdere una guerra, ma non può essere criminalizzato. Secondo il Tribunale Penale Internazionale, sulla base di una logica, diciamo, keynesiana, esiste una liability, cioè una punibilità specifica delle persone che ricadono sotto la legge internazionale. Quale essa sia, non è chiaro, quale pene prevede, come ci si possa difendere, non è chiaro, però il concetto è gli stati non sono più sovrani perché non possono più fare la guerra come metodo normale di soluzione delle relazioni internazionali, e i capi di Stato non sono impunibili. Poi vai a vedere, hanno preso il capo dello Stato del Sudan, hanno preso il povero, non povero, delinquente, Milosevic, insomma, tutto quel che volete. Ma certamente i capi delle superpotenze no. E questo è un po' una legittimità un po' minacciata. Se vuoi. Comunque, le guerre a questo punto che cosa sono? Sono le nuove guerre, sono le guerre asimmetriche, sono le guerre di polizia, cioè le guerre che vedono da una parte un dispiegamento di forze convenzionali sempre più impressionante, sempre più mostruoso, sempre più complicate, questi sistemi d'arma da una parte, e dall'altra selvaggi terroristi armati di lancia o armati di capacità appunto terroristica, appunto asimmetrici. Vissero felici e contenti finché appunto si giunse a dire: bene, questa non è più guerra. E infatti, no, il libro del generale Rupert Smith, che abbiamo pubblicato con Molino, comincia: war is over, la guerra è finita, non c'è più la guerra. Andare in giro con un grosso carro armato dentro un villaggio iracheno non è guerra, è fare una sorta di ordine pubblico. Ecco. La guerra, l'ultima battaglia di carri è quella sull'altura del Golan del 73. Non c'è più la guerra. Poi, come tutte le affermazioni eccessive, siamo tornati a una santa guerra fra stati, sostanzialmente, no? Col nemico, con le divise, poi complicate dal fatto che non si capisce bene chi è l'uno e chi è l'altro, ma insomma, una guerra di stati. Per cui la guerra c'è, ce la teniamo, è il nostro inferno che ci perseguita da quando siamo stati buttati fuori dal paradiso terrestre. Siamo questa roba qui. Non è brillante, ma è di così. Poi si può cedere alla tentazione della guerra totale, che oggi è più difficile, perché la tentazione totale vuol dire costa troppo, sostanzialmente costa. Si può cedere alla tentazione della smargiassata nucleare, ma ci credo poco, perché nemmeno il più deficiente dei deficienti supera quella soglia, insomma. Ma certamente l'idea di andare a spasso per il mondo sparando ce l'abbiamo, e lo facciamo. Spendiamo 2.000 miliardi l'anno
E la nostra Leonardo è la settima nel mondo con capacità produttiva. Siamo bravissimi a produrre armi. Meno ad adoperarle, ma a produrre solo. Perché vi ho detto questo? Intanto per dare una chiusura sintetica del seminario, che non ha una chiusura, perché non si può dire abbiamo dimostrato che cosa è la guerra, abbiamo dimostrato che la guerra nasce in questa circostanza e muore in questa circostanza. No, abbiamo dimostrato che la guerra è il camaleonte, che diceva Clausewitz, che ci accompagna, che accompagna la politica, che è un modo di far politica. Un modo, di, se vogliamo, da scimmie assassine, però è no. E poi perché, appunto, adesso parliamo di Grozzi. Cosa c'entra Grozzi? Grozzi è un bel compromesso. Da una parte l'età moderna, no, noi l'apriamo, se siamo persone serie, con Hobbes, cioè con il modello westfaliano. Lo spazio non è liscio, ma certamente è omogeneo, cioè è inerte, è indifferente. Lo spazio non ci dà informazioni sulla guerra. Nello spazio ci sono degli stati. Gli stati sono tra di loro in stato di natura, quindi si possono fare la guerra. La guerra è uno status, cioè è una condizione, non necessariamente è un atto. Come dice Hobbes, la guerra è come il maltempo. Quando tu dici è brutto tempo, non vuol dire che piove. Vuol dire che il cielo è pieno di nuvole e da un momento all'altro può piovere. Quindi spazio inerte nel quale, dunque, dequalificato, privo di qualità. Non c'è lo spazio della cristianità e lo spazio di Islam. Per favore, siamo tutti. Attenzione, dire siamo tutti uguali di solito ha un contenuto polemico altissimo. Tutti uguali vuol dire i granelli di sabbia, vuol dire non c'è un ordine. Può capitare di tutto. Siamo tutti uguali, gli stati hanno il diritto sovrano di fare la guerra, vinca il migliore. Poi Hobbes è così disinteressato alla guerra che nel Leviatano, 600 pagine, alla guerra ne vengono dedicate, se va bene, 10. Non gliene importa niente, la guerra costa. Sì, può anche essere un affare perché rilancia la produzione economica e così, però in generale noi vogliamo legge e ordine. Il problema è creare legge e ordine, non farlo. Certo, per ottenere pace interna, legge e ordine, dobbiamo inventarci il sovrano e fra le mille altre cose che fa anche la guerra, certo. E dunque fine della guerra giusta. Spazio dequalificato, fine del mondo. No. Posizione durissima. Poi ho detto una posizione solo teorica, nella pratica lo Ius Publicum europeo di quel tempo distingueva, cioè qualificava gli spazi. Una cosa è lo spazio europeo, una cosa è l'equilibrio tra terra e mare, continente e Inghilterra in ambito europeo. Altra cosa è invece lo spazio extraeuropeo, dove si combattono guerre diverse perché ci sono soggetti politici diversi, o meglio, da una parte ci sono soggetti politici, cioè gli stati, dall'altra ci sono invece selvaggi, contro i quali non si fa la guerra ma la caccia di russa, chiaro? In linea Hobbes queste cose non le dice, dice il contrario, dice che tra noi e l'America non c'è differenza, se non stiamo attenti finiamo tutti come i selvaggi americani, non siamo migliori, dobbiamo stare attenti. Bene, posizione durissima, fine della guerra giusta, non ce la sogniamo nemmeno mai più la guerra giusta. La guerra giusta invece voleva dire esiste un ordine dell'essere, esiste una qualificazione della politica, esiste una qualificazione della guerra. Detto in un altro modo, c'è qualcuno che ha ragione oggettivamente e qualcuno che ha torto oggettivamente. Non esistono gli hostes e qualiter. Non esistono. E Hobbes invece dice, ma perbacco, sono tutti ugualmente giusti. Se sono stati, hanno tutti lo stesso diritto sano di farla. Vittoria, 100 anni prima,
Dice, voi scherzate, la differenza fra il bene e il male, il diritto e il rovescio, la conoscete o no? Sì, Dio ci ha dato la ragione, quindi la guerra può essere solo guerra giusta, e quando una guerra è giusta lo sanno tutti. Se non lo sanno, lo impareranno perché andranno all'inferno. No, c'è una bella differenza. Grossio. Il diritto naturale oggettivo di Vittorio, diritto naturale spappolato, cioè ridotto al diritto di autoconservazione del singolo e dello Stato come singolo collettivo, in orso. E in mezzo? E in mezzo c'è il fortunatissimo Grossio. Fortunatissimo. Deve la sua fortuna al fatto che Pufendorf lo ha, gli ha messo in testa corona di inventore, scopritore del diritto internazionale. Allora, chi è Grozio quando lavora è facile, cioè questo libro, che è il suo capolavoro, viene pubblicato da lui per la prima volta nel 1625, cioè siamo a 400 anni, e viene ripubblicato in 5 edizioni. Durante la vita, l'ultima edizione del 1646 esce l'anno dopo la morte di Grozio, ma l'aveva tutta rivista, era in corso di tiratura quando voi, se voi pensate, 1645 muore Grozio, 1651 viene pubblicato in questo. C'è un abisso fra i due, apparente, poi molto meno se si va a scavare. Il De Jure Belli ac Pacis è un libro molto grosso, molto difficile, anche scritto in una lingua che Grozio credeva fosse latino, ma non è latino, è olandese latinizzato, ed è un libro barocco, cioè ogni volta che faceva una nuova edizione ci metteva dentro, per fortuna non del testo, ma delle note. Per fortuna se era il testo era intrattabile. Come note invece ha fatto esplodere il libro sostanzialmente, però si capisce, ci sono le note di tutte le pagine, in tutte le lingue umane e non umane, citando da tutto quello che è stato scritto più quello che si è inventato, era l'uomo più colto d'Europa, gli olandesi hanno queste manie, da Erasmo a Grozio, di essere dei collettori di cultura, era olandese, l'Olanda aveva fatto la guerra di liberazione degli spagnoli, aveva come nemico principale l'Inghilterra, un po' il Portogallo, ma il Portogallo è talmente sventurato, poveretto. L'Inghilterra molto, cioè ha fatto le guerre del nord contro l'Inghilterra, era l'avvocato della compagnia olandese delle Indie Orientali, un'associazione per delinquere che consisteva nel fatto che si andava con rischi enormi, con viaggi che duravano 3 anni, durante i quali si perdeva il 70% della forza dei marinai, tanto per capire, naturalmente di una avidità smisurata, feroce, mostruosa, e andavano a prendere la cosa più preziosa del mondo, le spezie. Le spezie fin nelle Molucche, con soste intermedie, Città del Capo, dove infatti ci sono i boeri, e poi in Madagascar, dove si sono mangiati l'ultimo dodo che c'era, e poi in India, a Ceylon, e poi prendi e vai a Sumatra, Batavia, vai alle Molucche e prendi la noce. No, il chiodo di garofano e la noce moscata, non miristica, flagris. Ci riempi la nave, intanto quelli sono morti di tutto, di scorbuto, di tutte le malattie che si sono prese da tutte le indigene che hanno violentato ogni volta che scendevano. Cioè è una roba mostruosa fare questa cosa. E poi tornavi in patria ed eri ricco, e
ma non tu, poraccio, erano ricchi gli armatori. Da cui che cosa facciamo se lungo la strada incrociamo una caravella portoghese? Che cosa le possiamo fare? La pigliamo, la uccidiamo, tagliamo la gola a tutti, gli rubiamo la noce moscata, si può, non si può, eccetera. E l'avvocato risponde, dice sì, si può, no, non si può. Fa questo mestiere. Mestiere interculturale, come fa la cultura occidentale a interfacciarsi equamente con le culture non occidentali? Non lo fa, semplicemente si interfaccia non equamente. Però bisogna provarci, insomma, ha interessi diversi, mentre l'interesse fondamentale di Hobbes è come si costruisce la pace interna, perché siamo stufi di guerre civili di religione. Questo qui, il problema delle guerre di religione ce l'ha, perché ce l'avevano tutti, lui stesso ne resta vittima, non in modo gravissimo, però viene condannato a morte, poi messo in prigione, poi scappa, deve andare in esilio, e passa il resto della vita in esilio, che poi in Francia, questo libro è scritto in Francia. Lui questo problema non l'ha in modo così grave come Hobbes, lui ha l'idea come si fa a stare al mondo, a garantire, a garantirsi e a garantire una convivenza umana internazionale. Hobbes non ce l'ha questa idea. Per questo ce l'ha, perché la praticava continuamente, internazionale, che non abbia la rigidità assurda di Vittoria, che pure stima moltissimo, che cita continuamente, ma che non è praticabile, cioè non si può fare una guerra giusta, ti scappa da tutte le mani. Come sia possibile far stare insieme la guerra, che da cui non ci si libera, l'umanità e il diritto, senza entrare nella logica della guerra giusta, ma neanche senza buttargli il bambino con l'acqua sporca come Hobbes. Come si fa? Si fa così: tre libri, 1500 pagine, qualche anno di lavoro, prima da solo, poi con il vecchio. Si comincia col definire il diritto naturale, che è un concetto che non si inventa ovviamente, ma che in lui assume una valenza soggettiva, insomma c'è poco da fare, cioè lui sfiora Hobbes. Per Hobbes il diritto naturale è nient'altro che l'idea che uno deve rimanere al mondo, possibilmente senza ammazzare, senza farsi ammazzare, il che è impossibile in natura. Per cui il diritto naturale consiste nello ius omnium in omnia, da una parte, ma consiste nel fatto che devi sbrigartela subito, entrando dentro la logica della lex naturalis, cioè il contrario. Lex naturalis, che sono poi 17, ti dice, va bene, tu hai il diritto naturale, però che vuol dire che puoi fare tutto quello che ti pare, perché la cosa più importante del mondo è che tu resti in vita. Bene. Poi c'è anche la legge naturale, che ti dice, te lo dice Dio, te lo dice la ragione, te lo dice la paura, te lo dicono tutti, che se ti limiti a fondare te stesso solo sul tuo diritto naturale, avrai una vita breve, brutale, miserabile, eccetera. No, non è così, devi uscire. Exeun è stato un devi uscire. Ecco, allora, qui Grozio sfiora, dice, il diritto naturale è di fare tutto quello che serve per rimanere in vita per il singolo e per una società. Che vuol dire che nel diritto naturale si sfiora quello che Hobbes non dava come diritto naturale, come diritto invece garantito, posto dallo Stato, cioè il diritto di proprietà. Invece, per Grozio, tanto per cominciare, la proprietà è sostanzialmente, cioè è un patto implicito, immediato. Se abbiamo il diritto naturale di stare al mondo,
come singoli, come società, è evidente che tu devi riconoscere a me che io godo della mia proprietà e che io riconosco a te che tu goda della tua proprietà. È evidente. Serve a me la mia, serve a te la tua. E come si arriva alla proprietà? Questo è un avvocato, per cui mentre Hobbes è un filosofo e sbrigativo, sintetico, questo è un avvocato, le pensa tutte, per questo scrive 1500 pagine, tutte le vie attraverso le quali arriva una proprietà. E se il fiume devia il suo corso e lascia libero un terreno, quel terreno lì di chi è? Allora lui, che le sapeva tutte, dice, ma ci sono i giuristi romani che dicevano questo, però Aristotele diceva quest'altro, del resto noi in Olanda facciamo così. Capito? Allora, diritto naturale, tutto quello che serve al singolo, alla società, per rimanere al mondo. Secondo step, come si dice, diritto volontario delle genti. Questo è facile, no? Però è facile... entro certi limiti, cioè già Hobbes non gli importa niente del diritto volontario della gente, quindi dice che gente, che diritto, cioè si faranno dei, ogni volta che uno Stato ne incontra un altro, o fa la guerra o fa un trattato di amicizia o fa quel che gli pare, insomma, invece no, qui c'è l'idea che i soggetti internazionali si collegano gli uni con gli altri attraverso forme volontarie di obbligazione. Queste forme volontarie di obbligazione sono storicamente infiniti come numero. Non c'è un modello, non è che bisogna copiare a tutti i costi quel che facevano i romani. Però è normale, è naturale che gli uomini si colleghino giuridicamente fra di loro. Per cui il diritto volontario delle genti nasce dalla naturale socievolezza. C'è molto Aristotele e c'è anche molto stoicismo e naturalmente la mediazione di Cicerone, che forse è il più citato di tutti, o comunque insieme a Livio, ecco. E poi, ma a questo punto non ci interessa più, cioè non è dedicato a ciò il libro, e poi c'è il fatto che le genti, dopo che hanno esercitato il diritto naturale di esistere, dopo che si sono collegate tra di loro nelle infinite mutevoli forme del diritto volontario delle genti, le genti poi si autogovernano in infiniti modi, sui quali Grozio spende qualche parola, ma ne poteva spendere molto di più, ma insomma non è il suo problema il diritto di guerra e di pace, non l'analisi di tutte le possibili costituzioni politiche che a questo mondo si possono dare. Certamente ne parla e dice che le costituzioni politiche normalmente si fondano su patti. Cioè, allora, il patto fra il popolo e chi governa possono essere di tutti i tipi, compreso il patto che il popolo cede tutto il proprio diritto in modo irreversibile a chi lo governa. Non è, diciamo così, non è un normativista. Pensa in modo pangiuridico, cioè il diritto è dappertutto. Tutto può essere giuridificato, ma è antichesi. Cioè non è che giuridificare vuol dire redigere norme cogenti che qualcuno fa rispettare. Giuridificare vuol dire che gli esseri umani hanno la ragione. Gli esseri umani hanno la parola, gli esseri umani hanno degli interessi, gli esseri umani possono, per essere intendo i singoli e le istituzioni, possono dialogare fra di loro e di fatto lo fanno. Quello che non succede è l'interruzione radicale del corso. Cioè, il fatto che ci prendiamo a cornate come degli arieti senza ragionare. Questo non c'è. E allora, la guerra. La guerra diventa una cosa ovvia in Grozio, cioè, vuol dire questo. Quando c'è un sistema politico, quale che sia, funzionante,
Quando c'è una disputa, il che di solito ha a che fare con proprietà, eredità e robe di questo genere, no? Ripeto, chi parla è un avvocato, quando c'è una disputa, che cosa si fa? Si va davanti a un giudice, il quale soppesa le ragioni e i torti e poi emette una sentenza. No, attenzione, già a questo punto voi avete capito che quando si va davanti a un giudice, non necessariamente è evidente che la ragione ce l'ha tutta lui e il torto ce l'ha tutto lui. Il mondo è pieno di robe complicate, ingarbugliate, viste da un certo punto di vista e porte a dare la ragione a lui, ma da un altro punto di vista la ragione ce la può dare. Beh, non è una roba semplice. Non è come diceva Vittoria, va là che se ci pensi ci arrivi, perché Dio ci ha dato la ragione. Sì, Dio ci ha dato la ragione, ma noi abbiamo talmente ingarbugliato le cose che si fa un po' fatica. Per cui ci vuole un giudice, bisogna pensarci su, ci sono delle procedure. E questa è la vita civile con i tribunali. Niente di speciale, niente di strano. Certo, abbiamo già chiarito che siamo in un universo in qualche modo artificiale. Tutto ciò avviene secondo natura, certo, non stiamo forzando niente. La nostra natura ci porta a interagire in modo complesso. Quello che non succede è che, ripeto, smettiamo di ragionare e ci prendiamo assassate di litigare. Questo non lo facciamo, vero? Ma quando il problema si sposta a livello di stati e fra due stati nasce una disputa e non ci sono i tribunali che giudicano sopra i due stati, perché essendo una persona seria non pensa al Tribunale Penale Internazionale né pensa ad alcun'altra forma di giudizio internazionale, allora che si fa? Ah, si fa la guerra. La guerra è una realtà inserita all'interno della pangiuridicità. La guerra è un modo per risolvere le questioni quando non ci sono altri modi. Dunque, è l'interruzione del logos? Ma neanche per soldi. La guerra è un logos in armi. È la forma armata della ragione. C'è la guerra giusta? Oh, non si può rinunciare facilmente al concetto di guerra giusta. È un concetto troppo bello. Sì, certo che c'è la guerra giusta, ma è tutto spostata in forma hobbesiana, di fatto, anche se non si sognerebbe mai ad operare la parola. Cioè, dire guerra giusta, per Grozio, vuol dire guerra fatta non secondo giustizia, che nessuno sa che cosa sia, ma fatta da un soggetto giusto, legittimato, pacifico. Questo soggetto giusto è lo Stato. Questa, dire guerra giusta e dire bellum solenne, che è la formula tecnica latina, cioè la guerra dichiarata, attenzione, bellum solenne vuol dire guerra dichiarata secondo le forme. Dire guerra giusta è lo stesso che dire, questo. E questo però, mentre Hobbes direbbe, bravo, hai proprio ragione, però non usare la parola guerra giusta che è ridicolo, di guerra fra stati sovrani, con rinuncia allo stesso concetto di giustizia e di guerra giusta, e grazie dice no, io dico guerra giusta perché questa guerra, che non si è giusta in sé, ma non si svolge all'interno di una giustizia oggettiva che non conosciamo più, questa guerra che è giusta in sé non è, come credi tu, puro sostanzialmente, è una guerra motivata dall'utile, ma non è puramente utilitarista, è anche una guerra in cui chi si confronta è portatore di razionalità e sta cercando di affermare un proprio diritto. Peccato che nessuno capisca bene chi dei due ha ragione, ma non sono necessariamente degli ipocriti menzogneri. Può benissimo darsi il caso che entrambi siano convinti di aver ragione, come quando vai davanti a un giudice civile, anche lì è molto probabile che entrambi credano di aver ragione.
così gli stati. Dunque, la guerra come nodo di una rete pangiuridica. Rete pangiuridica che non implica l'esistenza di un tribunale internazionale, di uno jus cogens internazionale. Rete pangiuridica che è la comunicazione interumana. Chi fa questa guerra? Allora, nella forma perfetta la fanno gli stati sovrani, del bello solenne, però lo possono fare anche privati. Quando un privato ha dei diritti, crede ad avere dei diritti, e non può adire un tribunale perché metti dall'altra parte c'è un soggetto di diritto internazionale, c'è un altro stato, o metti dei selvaggi, e allora questo soggetto privato, nota piede di pagina, leggi Compagnia delle Indie, questo soggetto privato aveva fatto un certo contratto giuridico con un certo capo tribù delle Molucche, e questo capo tribù si rimangia la parola, ovviamente perché non ha capito l'incidente di questo privato, che viene congegnato in una lingua che non è la sua, pensato con categorie intellettuali che non sono le sue, oppure perché è un furbacchione, che ne sappiamo, comunque si rimangia la parola, allora il soggetto privato, Compagnia delle Indie, ha pieno diritto di fare la guerra, non avendo un tribunale a cui appellarsi. Per voi sarà tanto buono Grozio, né più cattivo di Hobbes. È il padre del diritto internazionale? Certamente. No, perché il padre internazionale, se vogliamo, è Vittoria, ma che non a caso è citatissimo. Ma, insomma, diciamo così, siamo dentro una matrice aristotelica. L'uomo è un animale sociale e razionale, i gruppi umani hanno diritto all'autogoverno, all'autodeterminazione, non possono chiudersi gli uni agli altri, debbono stare al mondo in relazione. E stare ai patti. E quando non stanno ai patti, qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto. Per Vittoria è chiarissimo quando uno ha ragione e uno ha torto, perché per lui il diritto naturale che sta alla base di questa costruzione è oggettivo, perché il bene e il male sono oggettivi. Per cui invece, visto che ciò che sta alla base è la proprietà, insomma, si comincia a vacillare, nel senso che ci si potrà sempre chiedere: ma quell'isola che è spuntata in mezzo al mare l'altro giorno, di chi sarà mai? No, l'isola Ferdinandea che spunta in mezzo al mare, di chi sarà? Beh, allora arriva l'avvocato e dice: ma è dentro le acque territoriali? E chi ha stabilito che le acque territoriali sono di 6 miglia, 12 miglia? E si va a fare un'analisi storico-giuridica. Questo è il per cui tutto è giuridificabile, ma non normativo. Tutto è giuridificabile, compresa la guerra. Non tutto è normativizzabile e quindi la guerra è esclusa ed è un crimine. No, tutto è giuridificabile, compresa la guerra. Quando ci vuole, ci vuole. Allora, questo libro, quest'opera è in 3 libri. Più una lunga premessa che si chiama Prolegomeni. In Italia c'è una bibliografia molto notevole su Grozio, scritta da gente che in tutta la sua vita ha letto solo i Prolegomeni, che sono l'unico testo groziano tradotto in italiano ripetutamente. Poi abbiamo avuto la traduzione, 10 anni fa è uscita una traduzione moderna del primo, ma fino a 10 anni fa non c'era niente di nuovo, c'era la traduzione fatta nel 700 a Napoli, sempre del primo libro. Solo il primo libro, che è circa un sesto dell'opera, dalla edizione francese di Grozio, che è stato tradotto dal latino groziano in francese, da un tizio molto importante che si chiama Barbeyrac, il quale ha riscritto il testo. Se tu traduci in italiano Barbeyrac, tu leggi Barbeyrac, non leggi. Comunque, chi ha scritto su Grozio ha letto i Prolegomeni.
dove c'è a un certo punto la famosa questione a etiamsi da retu, allora Dio, questo qui che cos'è? È ateo? Cioè ci sono delle logiche a questo mondo che funzionano anche se, per cosa che è un grande crimine, a noi ammettessimo che Dio non esiste. Come questo qui stacca tutto l'apparato giuridico, diritto di natura, diritto delle genti e poi anche i diritti politici naturali, diciamo, stacca da Dio. Dunque, che cos'è un ateo? Allora, premesso che questa formula annichilatoria è una formula medievale che rientra nella casistica medievale, la domanda è: a che punto della secolarizzazione moderna si inserisce proprio? È ateo come Hobbes, che si serve di Dio solo per dimostrare che la Chiesa non deve ficcare il naso nelle cose di questo mondo? Hobbes si serve di Dio e delle scritture solo a questo fine, cioè voglio dire, sta scritto nelle scritture che Dio non entra nelle cose di questo mondo finché non tornerà alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti. E c'è scritto che i preti obbediscono ai politici. Questo è tutto l'empito religioso di Hobbes, finisce qui. È la teologia politica negativa di Hobbes. Allora, Grozio a che punto della secolarizzazione si colloca? Posto che all'inizio c'è Vittoria che non secolarizza proprio niente, perché Vittoria è un domenicano, crede in Dio, crede nella metafisica aristotelica e poche storie. Alla fine c'è Hobbes che non crede in niente, argomentando teologicamente, e il povero Grozio che cosa fa? Che roba è? Va all'inferno o va in paradiso? Noi possiamo prendere fra noi cattolici e dobbiamo lasciare ai protestanti. Lui, poverino, era un protestante moderato e per questo è stato maltrattato dai protestanti un po' più arrabbiati di noi. Alla fine vorrebbe che tutti si volessero bene, perché c'è di meglio da fare al mondo che litigare per Dio. C'è da fare soldi. Non perdiamo tempo. Si può vivere in pace. Si può. E in subordine, la guerra non è per questa tragedia. Hobbes invece dice no, non si può vivere in pace se non alla strettissima condizione di generare il Leviatano, il quale mette la pace dentro, ma fuori non potrà mai vivere in pace. Allora, non è il problema fondamentale di Grozio capire quanto creda in Dio, forse ci crede un po' più di Hobbes, forse è davvero un cristiano, forse davvero deplora le guerre civili di Hobbes, perché il punto è la sua macchina argomentativa, ma la sua macchina argomentativa è tipicamente deista, con la D di Domodossi, cioè ha bisogno di avere un punto di riferimento, ma del tutto teorico trascendentale, cioè esiste il diritto naturale, dal diritto naturale si sviluppa il diritto volontario delle genti e il diritto naturale chi l'ha messo al mondo? Vabbè, l'avrà messo al mondo Dio, va bene, d'accordo, ma Dio interviene, serve a qualcosa, fa qualcosa dopo aver generato l'uomo con i suoi diritti naturali? No, non interviene. Oddio, sì, nell'Antico Testamento, ma questo è tipico, tutti quelli che scrivono del rapporto fra guerra e politica lo dicono. Dio interviene, per carità, quando interviene, oh, bisogna obbedire perché parla Dio. Ecco. Esempio il libro di Giosuè, quando Dio continuamente interviene e dice agli ebrei, ammazza questo, ammazza quello, distruggi, mangiagli tutto qua. Però, attenzione, deve essere Dio. Arriva Dio che manda il suo angelo con la spada e gli fa fuori tutto. Bene, se no, e qui la ragione tace. E qui la ragione dice perché a Dio devi obbedire. Ma se non c'è Dio e se funzioniamo con la ragione, allora se Dio non interviene, se Dio sta nei cieli, ci ha creato una volta per tutte, ha messo in moto da buon orologiaio, no? Ha messo in moto la macchina, allora lo facciamo funzionare secondo i principi logico-immanenti della macchina, che sono principi umani, razionali, e ci sta anche la guerra,
si sta anche la guerra per ottenere il proprio diritto. La chiamiamo guerra giusta, ma guarda, meglio di no, la chiamiamo bellum solemne. C'è anche la guerra non solenne, la guerra empirica di fatto di un soggetto privato, molto grosso e robusto, che si può permettere di fare una guerra, che serve a far sì che quando tu hai stipulato un contratto con qualcuno tu lo possa far valere in assenza del tribunale. Perché è importante? Importante perché è stato adoperato, mentre di Hobbes parlavano solo male, anche quelli che capivano, facevano finta di non capire, come Kant. Di cosa hanno sempre parlato tutti bene, tranne Kant, il quale ha capito che Hobbes e Grozio si sono... Hobbes proprio non lo prendiamo in considerazione perché è praticamente il demonio, ma Grozio è uno di quelli che ci infiocchettano la storia, cioè è uno che dice la guerra c'è, ve la tenete, ma insomma ha una sua logica. Quindi, la guerra ha una sua logica, che non è solo una logica militare, è una logica civile. E Kant qui si arrabbia di brutto, dice brutto un po'. Se si arrabbia di brutto e diventa proprio dicotomico, cioè o pace o guerra, non sta storia della guerra giusta, come diceva Vittoria, e nemmeno sta storia della guerra giusta, come dici tu. No, o c'è la pace o c'è la guerra. Se c'è la pace, c'è la pace, perché gli stati, a qualcuno gli ha tolto il pungiglione, gli ha tolto la sua. E se invece c'è la guerra, siamo tutti dei selvaggi, perché la guerra fa parte certamente dell'umanità, della sua storia, ed è stata molto utile quando eravamo selvaggi. Oggi, in piena età dei lumi, no, abbiamo il dovere di non farlo, cioè di essere razionali. Non razionali, come dici tu, la tua razionalità non normativa. No, no, la razionalità è normativa, altro che storia. È normativa e vuol dire che ti devi comportare in modo di che la massima della tua azione possa essere assunta a massima, a norma di un agire universale. Cioè, se fai qualche cosa, devi fare quella cosa pensando, e se la facessero tutti, che cosa succederebbe? Potenza immane del pensiero di Kant, che dice, esiste la umana ragione, che pretende da noi moltissimo perché possiamo. Il negozio dice, ma calma, tranquillo, non funziona così. Quello che dici tu è una cosa che io non riesco nemmeno a pensare, cioè fare a meno di Dio fino al punto di essere tu stesso Dio a te stesso, principio supremo della ragione che si autoafferma praticamente come il barone di Münchhausen che si tiene su prendendosi per il codino. Si autoafferma con questa spietata volontà di razionalità morale, ma anche politica. Cioè, occhio, non è che c'è la morale da una parte e la politica dall'altra, siamo mica Machiavelli. C'è la morale razionale, no? E c'è il fatto che quando la politica non potrà mai adeguare pienamente la morale razionale, ma non può nemmeno pretendere di distaccarsene in linea di principio. La politica deve essere organizzata in modo tale che sia possibile una convivenza civile nella quale al soggetto sia garantita la possibilità di essere anche morale. Uno dice, ma uno può essere sempre anche morale in interiore omni. Sì, ma deve essere anche giuridico. Per cui abbiamo tre livelli, politica, diritto e morale. E il diritto che fa da ponte tra la politica e la morale, e il diritto non ammette la guerra. No, no. Dice, e se Kant è un pensatore, cioè non è uno che scherza, eh? È un pensatore con un passo di
di normativismo spaventoso, ma certamente è, se prendi un versante della modernità e lo sviluppi all'estremo, ottieni questa cosa qui. Se prendi un altro versante della modernità e lo sviluppi all'estremo, ottieni il radicale realismo per cui non c'è norma che tende, c'è solo decisione. Quindi basta capire quale prendi. E Grozio? Grozio è un omiciattolo, è uno che racconta che ci si può arrangiare. No, non ci si arrangia. Questo parla Kant, no? Grozio è un omiciattolo, è uno che racconta, ma sì, si può edulcorare il problema. E c'è un avvocato ragiona così. Perché piace? È piaciuto perché ha messo al mondo, secondo una ricostruzione posta in essere da Pufendorf, cioè penso tre generazioni dopo, secondo una concezione tutta accademica del diritto naturale, ha messo al mondo un diritto naturale per il quale non c'è bisogno di credere in Dio, non c'è bisogno di oggettività, c'è bisogno di accedere all'idea del fatto che gli esseri umani sono tutti in relazione tra loro. Questa relazione ha un nome fondamentale che è la proprietà riconosciuta, la proprietà riconosciuta. Per cui le potenze politiche anglosassone qui sono nozze, è quello che ci vuole. Per cui avete una, adesso ve ne parla il dottor Del Vecchio, avete una impressionante produzione elogiativa di Grozio, elevato a paradigma del vero giurista internazionalista, anche se i giuristi internazionalisti di oggi ridono di tutto ciò che ha più di 70 anni di storia, Grozio è un modello da questo punto di vista. È stato adoperato. Il suo libro è pauroso per mille motivi, di fatto è organizzato logicamente. Adesso ve ne parla Del Vecchio, ma è quasi un'enciclopedia, è quasi un manuale, cioè abbiamo un problema, andiamo a vedere nel Grozio come si risolve. Leggerselo dalla prima pagina all'ultima, si può fare perché ha una logica, non è un affastellamento di cose. Ma certo, è anche proprio da consultare, da servirsi. Perché? Ma come questo qui parla di tutto, parla degli ebrei, parla dei greci, dei romani, tutto il medioevo possibile e immaginabile, tutte le leggi dei Burgundi e dei Visigoti, le sapeva tutte, quel che non sapeva se lo inventava, arriva fino a Guicciardini, cioè legge Guicciardini, non cita mai Machiavelli, mai, neanche una volta per sbaglio, perché Machiavelli è maledetto, sarebbe come al giorno d'oggi citare Hitler, un'argomentazione giuridica, come dice Hitler in Mein Kampf. Ecco, Machiavelli è maledetto, è il toscano, l'avvelenatore, il pugnalatore, non esiste. C'è Guicciardini, che è molto peggio in realtà, ma forse, insomma, le sapeva tutto. Ma perché? Che senso ha? Ma perché lui è di un anacronismo spaventoso. Da questo punto di vista, come Machiavelli, come Guicciardini, cioè per loro leggere Tito Livio è come leggere un politologo, perché non gli importa niente della storia. Tutto è trascinato, ogni fonte, naturalmente le fonti bibliche, tutte, ogni fonte viene trascinata ad agire nell'oggi. Qui è un sapere, ve l'ho detto, non normativo, infinitamente pratico. Si prende tutto sul serio. Dice, Annibale ha fatto questo, perché questa cosa che ha fatto Annibale rientra nella fattispecie tale. Cioè, non è che c'è una prospettiva storica di evoluzione. No, no, è tutto schiacciato sul presente. Infatti, e chiudo, quando Grozio è uno dei quattro autori di Vico, a Vico gli dice, non c'è la storia,
Cioè, tu metti in piedi una macchina per spiegare le cose del mondo in modo assolutamente univoco, cioè non c'è alternativa. È successo, non è successo niente. Da sempre tutto funziona secondo una certa logica. Si può fare di meglio, si può vedere la evoluzione del diritto. Qui non c'è la evoluzione. Qui c'è un'infinita serie di fatti specifici. Tutti i modelli, tutti gli esempi possibili, immaginabili, tratti da tutte le culture, non gli importa niente, quello è ebreo, quello non è ebreo, quello è islamico, io tutto, leggo tutto, metto tutto in nota. Così gli infelici curatori ci perdono 10 anni a mettere a posto sto libro, metto tutto in nota, è tutto uguale, è tutto fonte umana e ciò che è umano è tutto presente oggi. Guardate, questo lavora all'opposto di Hobbes, ma fa esattamente quello che fa Hobbes, cioè il passato non esiste. Il passato non ha potere normativo, perché tutto ha potere normativo, perché non c'è passato, è tutto presente. Quello che fanno i Gracchi non è infilato nella storia di Roma, è infilato nella storia di oggi. Questa è una macchina moderna di ragionamento. Qui si tratta di affermare una modernità che è ancora talmente fiduciosa in se stessa che non pensa di aver bisogno di fare una esplicita rivoluzione politica. La rivoluzione l'hanno fatta gli olandesi buttando fuori gli spagnoli dai Paesi Bassi, bene, rivoluzione nazionale, teologico-politica, perché poi in realtà erano protestanti contro i cattolici. Bene, ma non c'è bisogno di distruggere la società organizzante, i ceti, come invece in Hobbes c'è a livello teorico, come c'è in Rousseau, accidenti, non deve rimanere altro che l'individuo, come c'è in Kant, non deve rimanere altro che l'individuo, come hanno fatto i francesi, che sono francese, non deve rimanere altro che il cittadino. No, qui c'è una modernità talmente orgogliosamente certa di sé che marcia alla conquista delle Molucche con i ritrovati tecnici più potenti, le caravelle, i cannoni, tutto quello che volete, e con i ceti, con l'organizzazione cettuale, tutta armata, tutta gerarchizzata, una gerarchia fondata sui soldi. Cioè, qui c'è proprio l'idea che se ci organizziamo all'interno di un mondo in cui c'è il peccato, alla radice su poi Agostino, cioè questi sono protestanti, c'è il peccato. Però, insomma, ci si può organizzare e vivere decorosamente, in modo civile, nella forma di civiltà più evoluta che esiste al mondo, che è l'antico regime che dopo le guerre civili, attraverso le guerre civili di religione, sta per arrivare a un minimo di calma. Questo muore 3 anni prima dello passaggio. Sta per arrivare a un minimo di ordine. Per cui, che tutta questa bontà d'animo, io non ce la vedo, ci vedo un'orgogliosissima modernità che ha fatto mezza rivoluzione e dice, beh, ho fatto abbastanza per impormi a questo mondo e per riuscire a ricostruire la storia portandola tutta addosso a me. Cioè, un'operazione egemonica, ma no? La reinterpretazione della storia come storia di fatti specifici che servono a me oggi. Hobbes faceva prima, diceva, ma non state neanche a leggere questi disgraziati, gli autori antichi, non servono a niente. Platone, al diavolo tutto. Aristotele, per carità, ma cosa state a leggere questa roba? Leggete me, Galileo, Cartesio. Questo dice, no, leggeteli pure, ma portate tutto ad oggi, non è storia, è diritto. Diritto normativo? No, diritto relazionale.
È un libro inquietante da questo punto di vista, perché è proprio il libro di una potenza teorico-pratica che ogni tanto sfiora la prepotenza, diciamo così, come Kant aveva ben visto. Bene, io adesso mi fermo.